Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi faccio un altro book haul, lo so, non dite niente, però il problema è che voglio un attimo ridistribuire i libri e quindi se poi non vi faccio vedere adesso quello che ho comprato finisce che poi mi dimentico cosa vi ho fatto vedere e cosa no. Visto che qualche titolo secondo me è molto interessante e poi vi devo parlare di due, anzi volendo anche tre, librerie che ho visto a Oxford, direi di partire subito. Il primo libro è in realtà un libro che non vi ho mai fatto vedere in video, ma vi ho messo, mi sembra, su Instagram e comunque vi ho parlato abbastanza di questa casa editrice, che è una casa editrice indipendente, lanciata proprio l'anno scorso, tipo, ed è Khaleesi Press, e il libro in questione è My Mother is a River, di Donatella di Pietrantonio. Questo è un libro tradotto in inglese dall'italiano. In originale si chiama sempre Mia madre è un fiume, credo. Io di sì. Adesso controllo. Ovviamente non lo trovo. Sì, Mia madre è un fiume ed è della Elliot del 2011. Ci tenevo a parlarvi anche in video di questo libro, in particolar modo di questa casa editrice, perché la sua fondatrice, che è anche la traduttrice di questo libro, cioè Franca Scurti Simpson, è in realtà italiana. Però vive in Inghilterra da decenni e decenni e la cosa assurda è, o comunque particolare, ma secondo me molto interessante, è che lei praticamente l'italiano lo capisce chiaramente, però non lo parla più come lingua attiva, come prima lingua. E quindi si trova meglio a parlare in inglese, come se l'inglese fosse diventata la lingua che lei abita più della sua lingua originaria, se vogliamo. E quindi, insomma, sia in questa presentazione, in questo incontro sulle donne in traduzione, sia un secondo incontro sulle donne in traduzione, lei appunto diceva che ad un certo punto si è stufata e anche dopo anni di esperienza in campi comunque molto vicini alla traduzione, ha seguito un corso di laurea magistrale qui a Londra e ha detto, beh, voglio tradurre certi titoli, me li traduco io e mi fondo anche la mia casa editrice. E quindi questo l'ha tradotto lei, ha fondato la sua casa editrice che vedrà nel suo catalogo solo opere tradotte dall'italiano e da scrittrici donne, quindi ha tutte veramente le caratteristiche che piacciono a me. In più, momento, vantiamoci, mi ha anche fatto l'autografo, quindi figata. E sempre in quell'occasione, tra l'altro, ci hanno anche detto che questo romanzo che si chiama Eva Sleeps, quindi Eva Dorme, di Francesca Melandri della EO, uscirà a luglio in inglese. La traduttrice è Catherine Gregor, che era sempre a questa serata che era stata organizzata da questo European Literature Network. Che vi segnalo, magari vi lascio giù nell'info box, è stato creato da una giornalista che si chiama Rosie Goldsmith, che qui è disegnata, e è molto interessante, organizzano molti incontri appunto sulla traduzione, ma in generale sulla letteratura, e quindi non so, magari sul sito potete trovare qualcosa di interessante che fa anche al caso vostro. Il secondo libro che vi mostro è la lettura invece del mese di giugno, sì, del gruppo di lettura, quello sempre famoso sulla letteratura tradotta. Questo mese andremo in Argentina e per la precisione leggeremo The Invention of Morel di Adolfo Bioy Casares, Casares, non ci sono accenti, non lo so. Questo è stato definito da Borges come un capolavoro e l'ha paragonato a The Turn of the Screw. In più qua parla addirittura confronti con Philip K. Dick, quindi suspense, romance, è piaciuto tantissimo a Cortázar, a Márquez, a Octavio Paz, e insomma, a quanto pare ha avuto anche influenza sulla storia del cinema argentino, sì, latinoamericano. Questo libro è sottilissimo e non l'ho ancora letto, ma mi piace tantissimo il fatto che dentro abbia queste illustrazioni che secondo me sono bellissime. Si preannuncia quindi qualcosa di molto particolare, quindi con anche in mezzo della fantascienza, però non so,
il fatto che ci siano questi disegni così belli mi ispira tantissimo. Se vi può interessare, visto che abbiamo votato il libro di questo mese, vi posso lasciare sotto quelli che non ce l'hanno fatta, gli altri titoli, fra cui c'era anche quello che avevo votato io. Non so ovviamente se questo titolo e gli altri titoli abbiano una traduzione in italiano, ma come sempre vi lascio sotto tutte le informazioni che trovo. Il prossimo titolo invece è una chicca, ed è The Dead Ladies Project, Exiles, Expats and Ex-Countries di Jessa Crispin. Allora, perché io ho comprato questo libro? Per un semplice motivo. Se mi seguite sia su Facebook, direi, che sulla newsletter, recentemente ho linkato un articolo su un sito che si chiama Bookslat, che ha recentemente chiuso. Io non conoscevo questo sito, ho conosciuto, diciamo, la storia e mi sono avvicinata a questa realtà perché appunto ho scoperto che il sito sarebbe stato chiuso. Adesso non so se proprio lo renderanno offline, spero di no, però lei era la sua fondatrice e hanno fatto una specie di festa di addio nella sede della Melville House, che è una casa editrice indipendente americana che mi piace tantissimo. Seguitela su Twitter perché fa morire dal ridere. E lei appunto ha spiegato che il motivo per cui ha deciso di chiudere il sito, che era un sito di recensioni e in generale di articoli concernenti i libri, ed era un sito molto libero, lasciava completa libertà creativa a chi volesse scriverci. Quindi c'erano persone che scrivevano recensioni in forma di poesia, chi comunque consigli di scrittura che normalmente non associamo alle recensioni. E mi è piaciuto molto il fatto che lei abbia detto una cosa del tipo sono stufa di come il mondo delle recensioni sta andando, cioè che ormai si deve sempre parlare bene di tutto perché non si può rischiare di bruciare un ponte, no? Le faceva l'esempio delle persone che adesso contribuiscono a tanti siti letterari, tanti blog letterari, che non... è come se mettessero un filtro, proprio perché la loro idea non è parlare di quel libro X male o bene che sia, ma è crearsi un brand, è spianarsi la strada per una carriera, e quindi non si può appunto rischiare di parlare male di qualcuno, perché poi va a finire che non ci offre quel lavoro che magari ci avrebbe potuto offrire se noi non fossimo stati così cattivi, bla bla. Quindi già lei mi ispirava molto come personaggio. In più, questo libro parla appunto di donne espatriate o comunque che non si trovavano nel loro paese di origine, e l'ho comprato per un semplice motivo, e cioè che uno dei capitoli è incentrato su Nora, la moglie di James Joyce, Nora Barnacle. E comunque vi faccio vedere, c'è proprio la lista delle città, insomma, dei luoghi e della donna presa in considerazione. Quindi, perché se non erro lei lei ha viaggiato di suo dall'America, si è trasferita a Berlino per un po' di tempo e da lì non si è più mossa, cioè da lì non si è più fermata e ha continuato a viaggiare, a spostarsi, e quindi ha, diciamo, trasportato questo suo peregrinare in un peregrinare anche letterario. Quindi sono molto curiosa di leggerlo, specialmente appunto il capitolo su Nora. Il prossimo libro è un altro libro che, se vogliamo, parla di viaggio, ed è Landmarks di Robert McFarlane, che ha anche una copertina bellissima, secondo me. Non so perché mi piace veramente tanto. Questo dovrebbe essere, se ho capito bene, una specie di non so se è proprio un memoir, però praticamente è un misto di descrizione paesaggistica, di diario di viaggio, ma anche di glossari, perché ci sono proprio dei glossari sulle isole inglesi, le isole britanniche, forse meglio dire. Sento già la voce di una prof che mi sgrida perché non so questa differenza, ma vabbè. Però dovrebbe comunque avere dei richiami anche letterari, e non so,
Viene descritto come un libro che dovrebbe piacere a chi ama il paesaggio, ma anche a chi ama appunto la lingua. E mi ispirava tantissimo questa cosa di poter in un certo senso visitare il territorio britannico, così semplicemente leggendo un libro e imparando anche cose nuove. Quindi l'avevo già visto quando era ancora in hardback, adesso che era tipo in offerta l'ho preso. E sempre in quell'occasione ho preso anche A Notable Woman, The Romantic Journals of Jean Lucy Pratt. Non sapevo niente di questo libro e tuttora non ne so più di tanto, però semplicemente la copertina mi piaceva tantissimo, il titolo mi ispirava e quindi ho guardato dietro. E praticamente questi sono i diari dall'aprile del 1925 fino a qualche giorno prima della morte di questa Jean Lucy Pratt nel 1986 e basta, sono i diari di questa persona. Che è una persona normalissima a quanto pare, che però ha tenuto tutti questi diari per tutta la sua vita e a quanto pare scriveva molto bene, quindi qualcuno ha pensato di fare un libro, almeno così io ho capito leggendo dietro. E come sapete a me i diari piacciono tantissimo, mi piacciono le autobiografie, mi piacciono comunque, mi piace quando una persona mette tutta se stessa proprio in prima persona in un'opera e mi affascina anche vedere come una persona normale possa produrre qualcosa di così privato, però al tempo stesso degno di essere pubblico in un certo senso, perché è chiaro che nel momento in cui andiamo a leggere i diari di uno scrittore famoso o di un intellettuale, sono comunque diari di una persona già nota, di cui magari abbiamo già finito di leggere tutto o di cui siamo curiosi di sapere di più, ma quando una persona qualunque, cioè potrei essere io, potrebbe essere chiunque altro, mi affascina tantissimo. In più, dal 1925 in poi, insomma, sono anche anni particolari, insomma, c'è la guerra mondiale in mezzo. Ho appena trovato una foto, scusate, mi gaso con queste cose, quindi non so, sono veramente molto curiosa. E adesso passiamo a Oxford. Sono stata lì recentemente e ovviamente non potevo non fare un giretto nelle librerie. La prima di cui vi parlo, in realtà non ho comprato niente, ma sono andata a vederla solo perché è famosissima ed è la Blackwell's. Vi lascio sotto il sito, presumo che abbia un sito, sì, è famosissima. Hanno praticamente una libreria dedicata interamente alla musica, proprio interamente, solo musica, libri su musica, CD spartiti, qualsiasi cosa è lì. E poi hanno la libreria normale, che non è una classica libreria a più piani come può essere, non so, una Waterstones qualunque. È infinita, cioè voi entrate e fate fatica a vedere la fine proprio del piano. E hanno tantissimo, ovviamente, tutte le discipline che vi vengono in mente ci sono, c'è anche una sezione libri usati, rari. Ho fatto la foto, l'ho messa, no, non l'ho messa sulla pagina Facebook, però comunque ho fatto una foto a un'edizione di un foglio di Shakespeare e costava migliaia di sterline, adesso non mi ricordo, quindi bellissima, quella ve la cito e basta. Poi c'è un'altra libreria che si chiama The Last Bookshop, ho scoperto che ce ne sono due in realtà, una ha solo libreria e una che ha anche una specie di caffè, dove vendono Remainders, un libro 3 sterline e due libri 5 sterline, che non è niente male. E tra l'altro ho scoperto, perché sono andata anche in un'altra libreria, che boh, a Oxford non vanno di moda i manici. Quindi hanno questi bellissimi sacchetti di carta che sono fighissimi, cioè io ero così con i miei libri sotto braccio, mi sentivo la protagonista di An Education, no? Mi sembrava di essere negli anni 60. Poi però ad un certo punto uno pesavano, due, ha cominciato a piovere e avevo nell'altra mano il cellulare che era attaccato con il filo alla batteria di riserva. Quindi ecco, sì, diciamo che ho rivalutato l'invenzione dei manici. Comunque, in questa libreria ho comprato un romanzo e una biografia. Il romanzo è My Salinger Year di Joanna Rakoff ed è nuovo perché è un remainder, quindi è nuovo. sì, è incartonato, quindi non è magari comodissimo, però insomma, perché no? Questo dovrebbe essere anche questo una sorta di memoir, nel senso che questa ragazza si trova a
a lavorare come assistente di un agente letterario e praticamente entra in contatto con Salinger. E questa dovrebbe essere appunto la sua storia a New York, le lettere che si scambiava con Salinger, e quindi per chi ama l'editoria, è affascinato da questo mondo, dicono tutti che sia una lettura veramente molto bella. E il secondo libro è Every Love Story is a Ghost Story, A Life of David Foster Wallace di T-Max, anche questo in tonso. Questo non ce l'ho, ho altri libri. Penso di avere l'intervista, quella da cui hanno tratto il film, in ebook, ma questo non ce l'avevo. Visto che comunque non è così grosso, insomma, non pesa neanche tanto, pur essendo incartonato, l'ho preso. Perché di sì, cioè questo costava generalmente 20 sterline, non so se rendo. E sono veramente molto curiosa di leggerlo, anche se non so se leggere prima questo o Infinity Jest, però intanto l'ho preso. E poi il secondo posto in cui sono andata è una libreria che è specializzata in libri di seconda mano, ma in realtà non ha solo quello, ha anche tipo composizioni floreali, saponi, tantissimi biglietti. Sapete che gli inglesi sono matti per tipo i biglietti di augurio, comunque le cards in generale, cartoline. Sembrava di entrare in un altro mondo, non so come dire. Ho messo una foto su Instagram di questa libreria che si chiama Arcadia, e anche solo la busta di carta che mi hanno data, cioè è bellissima. E qui ho trovato due chicche, perché sì, e faccio vedere proprio anche la cura con cui la cura che dedicano proprio a questi, ai libri che vendono. Perché praticamente li impacchettano, sono in cellofanati, sono molto da Andrea Pennywise, e mettono su l'anno dell'edizione. Quindi io ho preso due libri di Sylvia Plath, perché delle sue poesie non ho letto nulla, e ho preso Crossing the Water in questa edizione che è del 1975, non so se si riesce a vedere lì su, ok, e poi ho preso The Colossus, che invece è del 72. E niente, a me fanno impazzire queste cose, perché non so, la grafica è bellissima e in più sono tenuti benissimo. Io spero che dentro non siano ovviamente messi da panico, perché ovviamente essendo in cellofanati non è che uno possa controllare, però bellissimo. Se mi ricordo vi metto anche un mini video che ho fatto, ve lo metto magari su Facebook, dell'espositore che avevano all'esterno, perché era veramente bellissimo. In più mi hanno anche detto, puoi prendere una cartolina vintage e usarla come segnalibro. E quindi ovviamente non ho resistito e ne ho presa una che dovrebbe essere, cosa dice, la camera da letto della regina Mary. E l'ho presa perché la persona ha scritto anche tutto intorno, cioè non ha scritto solo dietro. E questa cosa mi faceva impazzire. Non ha neanche scritto l'anno, mi sa. Quindi non lo sapremo mai. Però niente, mi piaceva tantissimo. E basta, ho finito di ammorbarvi. E come sempre, se avete letto qualcuno di questi libri, fatemi sapere cosa ne pensate, se ho fatto bene a prenderli, se dovrei invece cominciare da qualche cos'altro. Trovate sotto sempre tutti i libri elencati, se sono in inglese, sì, sono tutti in inglese, trovate sempre l'indicazione della traduzione, se la trovo. Come sempre, se invece non ho scritto niente, magari voi siete a conoscenza dell'esistenza di una edizione tradotta, segnalatemelo così aggiorno. E niente, iscrivetevi per non perdere le mie prossime blaterate, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!